La data da accerchiare è l'11 febbraio, dopo la nostra concezione del mondo potrebbe non essere più la stessa. Così promettono le indiscrezioni sull'imminente annuncio della prima rilevazione diretta d'onde gravitazionali. Indiscrezioni che s'accavallano sempre più fitte, sempre più insistenti, in rete e sulle riviste più prestigiose, Science in testa. Fibrillazione comprensibile è esattamente da un secolo, da quando Einstein formulò la sua teoria della relatività generale, che scienziati di tutto il mondo sognano di catturare queste impalpabili increspature nel tessuto dello spazio-tempo. In realtà di onde gravitazionali ce ne sono in continuazione, ogni volta che una massa accelera o decelera se ne produce una. Il problema è che sono increspature infinitesimali, del tutto impercettibili. Questo perché la gravità è una forza incredibilmente debole, dunque per cogliere un'onda gravitazionale servono almeno due condizioni. La prima è che sia un'onda altissima e dunque che le masse coinvolte siano enormi. Un pianeta non basta e forse nemmeno una normale stella. Occorrono pesi massimi e scenari apocalittici, come per esempio una coppia di stelle di neutroni in orbita vorticosa l'una attorno all'altra, o ancora meglio due buchi neri che fondono l'uno nell'altro. Fenomeni estremi e relativamente rari dunque che i nostri radiotelescopi e telescopi, da Terra e nello spazio, studiano incessantemente. La seconda condizione è disporre di strumenti straordinariamente sensibili. Parliamo di sensori in grado di rilevare una deformazione dello spazio pari a meno d'un millesimo del diametro di un singolo protone. Una sensibilità difficile anche solo da immaginare, eppure l'ingegno umano e la tecnologia laser interferometrica a un secolo di distanza da Einstein hanno fatto passi da gigante tali da rendere questa misura oggi per la prima volta finalmente possibile. Strumenti come i chilometrici bracci ortogonali dei due rivelatori LIGO negli Stati Uniti e Virgo gestito dal CNRS francese del nostro INFN nella campagna pisana. Bracci nei quali fasci di luce laser corrono nel vuoto più spinto pronti a rilevare la benché minima variazione nella geometria dell'universo. Ed è proprio da questi sismografi dello spazio-tempo che, nella migliore delle ipotesi, potrebbe finalmente essere stato captato un sussulto gravitazionale. La risposta giovedì prossimo.